Si è concluso positivamente a Zafferana Etnea il progetto di educazione stradale rivolto agli alunni che frequentano le scuole del territorio. L'ultimo atto dell'iniziativa nei giorni scorsi ha visto protagonisti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Federico De Roberto e nello specifico i circa 60 studenti della quinta classe elementare dei plessi di Sarro, Pisano, Fleri e Milo. Alla fine del corso tutti hanno conseguito il patentino del ciclista, avendo superato anche la prova pratica nel corso della quale si sono immedesimati nei diversi ruoli di pedone, vigile urbano e ciclista. Raggiunto così l'obiettivo prefissato, quello cioè di favorire il processo di formazione dei bambini nella consapevolezza di attivare sin dall'infanzia la conoscenza dei principi di sicurezza stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento degli utenti della strada, stimolando al contempo la curiosità per le principali regole e interagendo con le loro dirette esperienze. Entusiasti i genitori degli alunni partecipanti al progetto di educazione stradale, così come gli insegnanti coordinati dalla docente Maria Rosa Di Salvo. Tra le principali finalità di questo progetto appena concluso vi è stata quella di favorire in maniera graduale e in relazione all'età lo sviluppo delle capacità che permettono di muoversi a piedi in sicurezza negli spazi urbani e di viaggiare in auto con gli idonei sistemi di ritenuta adatti alla loro età, nonché all'utilizzo della bicicletta e delle prescrizioni che ne regolamentano la circolazione in sicurezza. Siamo davvero soddisfatti per la perfetta riuscita di questo progetto, ha commentato il sindaco dottor Alfio Vincenzo Russo e l'assessore Angela Di Bella.